Anche il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ha voluto essere presente a questa terza udienza del processo a Giovanni Caterino. Il comune di San Marco, come è noto, si è costituito immediatamente parte civile in questo processo. Sindaco, secondo lei, si è più vicini alla verità e cosa ha provato quando ha sentito testimoniare il padre dei poveri fratelli Luciani e la signora Arcangela Luciani? Sì, era giusto che il sindaco della città dove è successo purtroppo questo episodio che non, ha cambiato la storia di questo territorio, era giusto che il sindaco e l'amministrazione, perché con me c'era tutta la giunta comunale, ad assistere, a star vicino alle vedove Luciani. Credo che sia un atto quasi normale, perché noi riteniamo che la verità debba venire fuori. Noi ci siamo costituiti parte civile perché riteniamo che questa barbarie non debba più accadere e quindi siamo vicini alla famiglia. Volevamo essere presenti perché volevamo dare questa testimonianza di vicinanza e di giustizia. Ecco, noi questo chiediamo che la famiglia venga, come dire, i bambini, i figli dei nostri due concittadini sappiano chi e perché hanno ucciso i loro papà. Quindi vedere oggi la dignità di questa famiglia, come dire, la moralità di questa famiglia è qualcosa di unico. Io credo che questo sia un bel segnale che tutta la comunità, loro danno all'Italia intera. Non bisogna abbassare la testa, non bisogna mai dire che le cose non si sanno, si deve poter parlare. Questa provincia, questo territorio deve ritornare ad essere quello che è negli anni e nei secoli è stato. Quindi Sindaco, sfortunatamente San Marco in Lamis è stato teatro di questa terribile strage, di questo quadruplo omicidio mafioso, però è stata anche una data spartiacque perché dopo quel 9 agosto 2017 è cambiato tutto nell'attenzione del livello nazionale dello Stato per le mafie di Capitanata nel presidiare il territorio con un potenziamento degli organici delle forze di polizia. Insomma, è stata una data che ha rappresentato l'inizio di un nuovo corso, di una nuova lotta alle mafie. È così. assolutamente sì, e lo si vede tutti i giorni. La presenza delle forze dell'ordine, il lavoro delle forze dell'ordine lo si nota. Noi ci sentiamo molto più tranquilli perché molte cose sono cambiate e quindi almeno un risultato i due nostri concittadini lo hanno ottenuto. Stanno cercando di aiutare questo territorio a risollevarci e a toglierci la barbarie che c'è ancora.